Pare proprio che non ci possa essere pace per i poli siderurgici italiani in quest'ultimo decennio. Ogni volta che le situazioni di crisi sembrano essere sul punto di risolversi, interviene infatti qualche cosa che scombussola le carte in tavola e riporta quel clima di incertezza e di crisi che si stava cercando di superare. E questa volta è stato l'epidemia di coronavirus a ricambiare tutte le carte in tavola e riaccendere le spie rosse su Taranto e su Terni. Per quanto riguarda il siderurgico tarantino, pare infatti che ormai sia stato superato l'accordo dello scorso 4 marzo che doveva far sì che la multinazionale ArcelorMittal restasse in Italia dopo l'annuncio di andarsene dato lo scorso novembre. Doveva porre le basi e aveva previsto un cronoprogramma di interventi che però pare non si riesca a rispettare. Come ha lasciato capire lo stesso ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli in un'intervista alla stampa, in cui ha proprio detto palesemente che il governo deve rivedere i propri intendimenti. Proprio per questo, oggi, 25 maggio, c'è in programma alle 11 un vertice multimediale a cui parteciperanno anche il ministro del lavoro Nunzia Catalfo e le parti sociali, l'azienda e la gestione commissariale. Dovrebbe dare un po' di chiarezza e far capire anche cosa succederà sul fronte degli ammortizzatori sociali dopo le proteste che ci sono state soprattutto nei siti di Genova e di Novi Ligure. Sul dopo ArcelorMittal lo spazio è abbastanza ampio alle più disparate ipotesi. Si parla di una possibile cordata statale con alcuni imprenditori privati, addirittura anche al subentro di un imprenditore cinese con anche degli accordi sul porto, ma tutto è ancora sul tavolo e nulla è deciso. Quello che è certo è che comunque il governo sta anche ragionando su un raddoppio della penale di uscita a Mittal che dovrebbe essere portata a 1 miliardo di euro al fine di recuperare proprio risorse in vista di un possibile riqualificazione del polo siderurgico senza la multinazionale. Come ho già detto, ad essere in crisi non c'è solo Taranto, ma anche Terni. Perché? Perché ThyssenKrupp negli scorsi giorni ha annunciato che il polo italiano è in vendita ed ora è già scattata anche in questo caso la caccia a un nuovo proprietario, ma tutto è in divenire. A quanto pare anche quest'ultima crisi, forse la più grave vista negli ultimi 10 anni, sta facendo venire al pettine tutti i nodi e anche gli altri impianti siderurgici che in questi anni hanno vivacchiato e sono rimasti un po' in bilico rischiano di essere travolti e nei prossimi mesi potremo vedere un riassetto importante per quanto riguarda la siderurgia italiana.